Buonasera Ignetti, siamo in collegamento telefonico, ti chiamiamo per sapere un attimo, vista la foto che ha creato un po' di scompiglio in tutto il mondo amatoriale, chiamiamo per sapere quali sono le reali intenzioni dopo la scena rimpatriata che avete fatto con i giocatori dell'ex Africa Arginale. Intanto buonasera a Filippo Ferrari, che sicuramente è un amico, una persona con cui abbiamo condiviso momenti belli. La scena è stata sicuramente un'occasione goliardica, di amicizia. Diciamo che quando passa il tempo rimangono le cose importanti. Quindi vedere che i ragazzi sono stati vicino, che hanno giocato nelle due squadre, hanno questo tipo di attaccamento, ti fa capire meglio di ogni altra cosa che probabilmente avevamo fatto qualcosa di bello, a distanza del tempo, cadute quelle che erano le critiche e le negatività del momento, rimane invece solo quello che è stato di positivo, che è stata una bella esperienza di amicizia, di divertimento e soprattutto di grande calcio. Sì, sicuramente il tempo ha detto questo, ma in definitiva quali sono state le conclusioni della cena, ovvero avete intenzione magari di costruire qualcosa e di tornare nel panorama Wisp? Allora, intanto diciamo che io ho ricaricato le batterie in questo periodo, i giocatori, alcuni sono in attività Wisp, altri in attività PGC, diciamo che i miei giocatori dove sono andati hanno fatto molto bene, a testimonianza del fatto che comunque erano stati scelti non a caso, ma perché rappresentavano l'eccellenza di quello che era un momento del calcio amatoriale secondo me alto. È chiaro che oggi le valutazioni che si fanno insieme con i giocatori sono quelle di valutare un'opportunità di riprendere un discorso Wisp oppure di fare un'esperienza PGC eventualmente. Credo che una categoria che gli amatori possono fare, lo ha dimostrato i fatti, sia il Fontacco l'anno passato che il Forcoli quest'anno, è la terza categoria, non mi spingerei oltre, al di là di qualche individuo che può tecnicamente esprimere diciamo un potenziale personale maggiore. Quindi io ti dico che da appassionato di calcio oggi guardo il mondo del calcio con un po' più di distanza e vedo interessante sia il mondo amatoriale che il mondo della terza categoria. Devo dire che in questi ultimi anni purtroppo la terza categoria ha guadagnato punti nei confronti del mondo amatoriale, mentre ai tempi in cui noi giocavamo e vincevamo con l'Africa Calcinaia, secondo me la terza categoria aveva perso interesse, oggi l'ha un po' riguadagnato, diciamo sono due mondi che noi guardiamo con interesse. Sicuramente sì, ma se tu dovessi tornare in Wisp, chiaramente ci sarebbe o lo scoglio ripartenza primo livello, oppure per tornare subito in eccellenza dovresti chiaramente subentrare o comunque collaborare con società già esistenti. Hai mica già qualche idea? Diciamo che io sono... formazione personale sono più incline alla seconda ipotesi, quindi sicuramente sto visionando delle realtà, alcune mi piacciono, vorrei ovviamente ripartire dall'eccellenza perché non credo che, visto il ciclo che abbiamo fatto e che forse abbiamo concluso con un anno di ritardo, ma che è testimonianza di managerialità, di capacità di successo, di capacità anche di divertimento, di coesione e di amicizia. Ripartirei senz'altro dall'eccellenza e cercherei di fare un programma insieme con qualche società che attualmente milita magari con in questo momento non grandissimi risultati, ma magari dispone di un ottimo impianto, perché i miei giocatori e anch'io vorremmo giocare in un campo bello come lo è stato sul tempo Calcinaia, e sicuramente una società pulita fatta di persone sane, magari che hanno un impianto di giocatori e perlomeno una parte che è incline anche a fare un salto di qualità. Sicuramente. E una domanda che magari entra più nel merito agonistico di questa stagione e non chiaramente delle idee che magari state già portando avanti.
come vedi, dicevi prima, da esterno questo campionato di eccellenza, e magari come lo raffronti con quelli in cui lottavi anche con il Calcinaia per la vittoria finale? Oggi vedo un campionato che ha un equilibrio nella non esistenza di una o due compagini forti, quindi l'equilibrio di più di fatto che non di forza. Vedo un buon Castel Franco, un ottimo Castel Franco, allenato da una persona che stimo e che è diventato un buon allenatore, con la quale non mi sono mai confrontato e che forse potrebbe essere uno dei motivi che mi danno la voglia di rimettermi in questo tipo di categoria. Vedo le altre compagini che secondo me galleggiano chi più chi meno all'interno di un campionato che non ha, come dicevo, dei padroni, delle squadre che hanno un'organizzazione, un tipo di gioco, dei calciatori che fanno la differenza, come eravamo noi, come era il Quattro Strade di Vientina, come era San Donato. Ma ovviamente ogni volta nel calcio che si fa un ciclo, poi questo ciclo finisce, per ricostruirlo è faticoso. Sicuramente hai analizzato alla perfezione quella che è la stagione in corso. Un'ultima domanda, anche un po' provocatoria, di quei ragazzi che hai rincontrato a Cena e che quindi hai allenato negli anni passati, credi che potrebbero sempre fare al caso tuo? Senti, ti dico che al 90% le persone che ho contattato in quest'ultimo periodo, anche i ragazzi che erano alla Cena, sono disponibili a valutare il prossimo anno qualcosa insieme. In questo momento hanno qualche perplessità nei confronti del discorso Wister, ma non perché loro ne danno un giudizio negativo, ma perché effettivamente le considerazioni che facevamo insieme sono oggettive. Però io, per esempio, conosco personalmente il nuovo presidente, una persona che stimo, una persona di alto profilo, l'ho conosciuto nelle mie esperienze pisane, legate anche alle amicizie che abbiamo in comune. Penso che potremo comunque insieme creare qualcosa di importante, quindi il fatto che in questo momento non ci sia quel tipo di humus, diciamo, favorevole, non è detto che non possa esserci domani. Quindi i ragazzi, chiaramente, sai, sono molto legati all'oggi, non hanno un orizzonte più lungo. Per quanto mi riguarda, devo dire che penso che potrei riaverli quasi tutti da me, non ho questo tipo di problema. Bene, allora l'intervista telefonica possiamo chiuderla tranquillamente qui. Ringraziamo Michele Ginetti per la disponibilità e anche per averci delucidato, oltre a quello che potrebbe essere il suo futuro, anche su alcuni punti interessanti riguardanti proprio il Comitato Wispe. Quindi ringraziamo e salutiamo Michele Ginetti con l'augurio chiaramente di poterlo rivedere al più presto sui campi della Valdera. Ciao Michele. Ringrazio per la telefonata e per il collegamento. Saluti a tutti. Oh, grazie Michele, forse tu ci si risente. Va bene Pippo. Ciao. Bene, queste sono state le parole di Michele Ginetti quando l'abbiamo intervistato telefonicamente. Prima però di commentare quello che poi ci ha detto, so che Marco ha preparato un grafico dove, secondo noi, viene un po' spiegato quali potrebbero essere le destinazioni probabili di Ginetti. Sì, perché diciamo l'intervista a Michele Ginetti non era finita qua. Noi ci siamo un po' informati, siamo riusciti un po' a sapere cos'è che aveva visionato. E il grafico che la regia sta mandando insomma a pressione vede, secondo noi, un 40% una nuova squadra di Palaia, nella zona Palaia Forcoli, dove dovrebbe giocare al Brunner di grande campo. Lui gli piace il bel campo, quindi abbiamo saputo questo. Poi vede un 30% il Santa Colomba e il restante 30% è diviso in due parti: 15% Quattro Strade Vientina, 15% categoria FIGC. Questa è un po' la situazione che abbiamo ad oggi. Veritiera o non veritiera, quello non lo possiamo sapere, perché Michele non ci ha detto altro oltre alle parole
che avete appena sentito, però da quello un po' che abbiamo noi raccolto nell'ambiente, queste sono un po' le varie situazioni. Certo, sarebbe un ritorno di un personaggio che farebbe bene, cioè darebbe un po' una linfa nuova a questo campionato, perché metterebbe su sicuramente un'altra corazzata, quindi si vedrebbero insieme a Quarto Sade Bientina una nuova squadra che farebbe Ginetti, Castelfranco, Barbaldini e qualche new entry che ci può essere, senza poi contare che magari non tutti gli anni San Donato può versare in queste situazioni, quindi sarebbe sicuramente un campionato con 7-8 squadre davvero agguerrite per la lotta finale, sarebbe sicuramente uno spettacolo. Mi è piaciuto, scusami Marco se ti interrompo, mi è piaciuto quando Ginetti ha sottolineato il rapporto che è rimasto tra lui e quei ragazzi che poi l'hanno seguito durante quei 2-3 anni di successi. Quindi sono curioso se questo poi verrà messo in atto, di vedere chi di quei ragazzi potrebbe seguirlo ancora nella nuova avventura, e chiaramente ci sono dei giocatori che potrebbero fare davvero la differenza. No, quello ti dico, che la cosa è nata perché la foto mi è arrivata sul telefono da chi, e non si dice, però certo. Poi le notizie che abbiamo saputo, ci poteva essere qualcosa, quindi siamo andati più a fondo, in effetti c'è qualcosa di vero. Giocatori che lo seguono ci sono, e quello te lo garantisco al 100%, quindi giustamente da vedere se trova l'ambiente giusto. Come ha detto più volte, lui vuole un campo bello, un ambiente giusto, e quindi se trova quelle credenziali, fare la squadra ci vuole poco, secondo me. Quindi sì, sarebbe un bene anche per la nostra televisione, un personaggio che poi non è un personaggio che certo se le tiene, ma le manda a dire, quindi no, sicuramente sarebbe sì, veramente ne bello. Potremmo vedere delle belle. Sì. Un'ultima cosa prima di chiudere il capitolo intervista, non so se hai visto sulla nostra pagina Facebook che anche la Polisportiva Quattro Strade Bientina, che poi erano acerrimi nemici agonisticamente parlando e sportivamente parlando, hanno quasi dato il benvenuto ad un ritorno di Mister Ginetti. Infatti, quindi c'è un 15% che dice Quattro Strade Bientina. Forse il benvenuto era per quello. Occhio che ci potrebbe essere qualcosa di nuovo verso, e poi lancia la sfida a Mister Toti. Quindi è tutta una cosa che fa bene al calcio amatoriale. Non c'è. Tutto serve per crescere, sono sì, di questa opinione. Ok, quindi allora possiamo lanciare un attimo la clip sul portiere del San Donato, delle 100 presenze con la maglia dei Blues.